Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dei dati che riguardano l'emergenza sanitaria coronavirus, impennata di contagi nella nostra regione, 23 i nuovi casi accertati nelle ultime ore, insieme a quello del 7 di agosto, 34 casi, uno dei dati più alti degli ultimi tre mesi. Aumentano bruscamente gli attualmente positivi, che salgono a quota 289. Dal 14 agosto ad oggi sono stati 59 i nuovi casi. Il totale regionale sale così a 3.604 complessivamente da inizio dell'emergenza. I guariti, anche questo dato complessivo, sono 2.843. Il bilancio delle vittime, per fortuna, è fermo a 472, sempre da inizio emergenza, e non si registrano a tal proposito nuovi decessi dal 28 di luglio. Tra i positivi accertati nelle ultime ore non mancano i giovanissimi. Nel pescarese ci sono ad esempio un ventenne ed un ventunenne e nell'aquilano un 24enne. Il paziente più giovane è un bambino del Vastese, ha solo 9 anni. Il più anziano invece ne ha 88. 6 dei nuovi casi riguardano migranti, 4 nel CAS di Civita d'Antino e 2 in quello di Canistro, siamo in provincia dell'Aquila. Gli altri 17 invece sono casi che riguardano persone del territorio. Del totale dei casi positivi, 321 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, con un aumento di 13, 890 in provincia di Chieti, più 1, 1663 in provincia di Pescara, più 5, 698 in provincia di Teramo, più 1, e 30 provengono da fuori regione, più 2, mentre per due persone sono in corso le verifiche sulla provenienza. Delle 289 persone al momento malate, 30 pazienti più 3 sono ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri, mentre gli altri 258 più 18 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Andiamo avanti adesso, cambiamo argomento, ci occupiamo di lavoro, perché le maestranze della Betafens di Tortoreto questa mattina hanno effettuato un presidio per sensibilizzare il prefetto di Teramo rispetto ad una vertenza da cui passa il futuro di centinaia di famiglie e anche di un territorio, quello della provincia di Teramo, già molto provato sul fronte del lavoro. Allora, vediamo il servizio. Al prefetto questa mattina segnaleremo quelle che sono le problematiche e le difficoltà di una vertenza come la Betafens, che tra i lavoratori dell'azienda, i 155 dipendenti dell'azienda, gli altrettanti dell'indotto, mette a rischio complessivamente 300 posti di lavoro, con una ricaduta economica e sociale pesantissima per la nostra provincia. Ma al prefetto chiederemo anche che si impegni affinché il Ministero il 1° settembre convochi la riunione, ma la convochi in presenza. Vogliamo guardare in faccia chi ha deciso, per una speculazione finanziaria, di mettere in mezzo a una strada tutte queste persone. Vogliamo guardare in faccia chi deve in qualche modo rendere conto degli utili che ha avuto negli ultimi anni e del perché voglia chiudere e delocalizzare in Polonia. Non è possibile discutere dei temi così importanti, discutere del futuro di tutte queste persone dallo schermo di un computer. Di virtuale qui c'è poco, perché dietro queste persone ci sono mutui, ci sono figli all'università, ci sono bollette da pagare. Pensare che possano essere trattati alla stregua di un videogioco dallo schermo di un computer, a nostro avviso, non è accettabile. C'è un presidio aperto 24 ore al giorno, incontro a rotazione, incontro tutti i colleghi della Betafens, e vedo davvero c'è gente anche disperata, c'è gente che deve iscrivere i propri figli all'università, che si sono dovuti fermare in attesa di vedere i risvolti di questa vertenza, hanno difficoltà quindi anche per gli affitti delle case fuori sede, c'è gente che è spaventata per il futuro, per gli impegni presi economici. Cerchiamo di farci forza uno con l'altro. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, torna a puntare il dito sui ritardi della Giunta Marsilio. Questa volta, secondo Paolucci, la Regione avrebbe avuto problemi con le gare che riguardano l'approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali ed ora mancherebbero all'appello circa 240.000 dosi. Sentiamo l'intervista a Paolucci. Ho voluto reperire le informazioni con un accesso agli atti che ho inoltrato all'ARIC,
ovvero a quella struttura della Regione Abruzzo che conclude le gare relative ovviamente al sistema sanitario nazionale, dall'accesso agli Alpi risulta che questa regione insieme alla Basilicata non ha attualmente le dosi sufficienti ad affrontare la stagione di prevenzione legata all'influenza, ed è un fatto molto molto importante perché in qualche modo, sia pure indirettamente, ha a che fare anche con il tema dell'emergenza Covid. Nel caso di specie ovviamente c'è la raccomandazione per le persone fragili, che poi sono tecnicamente definite le cosiddette popolazioni target e obiettivo, dagli anziani a tutto ciò che è già previsto per quanto riguarda la campagna del vaccino per l'influenza. Ecco, è bene che in quest'anno, in questa annualità, in questo autunno ci sia una corposa campagna per la vaccinazione per l'influenza, per non incorrere ovviamente nella somma delle patologie. Io ho rilevato dall'accesso agli atti che non solo questa regione non ha chiesto quantità in più come hanno fatto altre regioni, ma la cosa più grave, davvero questa è grave, è che non vi è stato alcun atto fino al 22 luglio di programmazione e linea di indirizzo da parte del Dipartimento alla Salute e dell'Assessore alla Sanità. Ovvero le ASL hanno concluso il loro monitoraggio per quanto riguarda il fabbisogno delle dosi a fine di giugno, la delibera della giunta regionale di Marsiglio, il presidente romano, è appena del 14 di luglio e il 22 di luglio hanno comunicato all'ARIC il quantitativo che doveva essere oggetto della gara. Adesso l'ARIC sta correndo ai ripari, evidentemente con le procedure di legge, cercando di reperire le dosi che attualmente mancano. Ma quello che io sottolineo è il ritardo con il quale si è pervenuto all'atto di indirizzo in un anno così importante, su un tema così importante, e nulla mi fa sperare che non ci sia il ritardo, io credo purtroppo il contrario, che c'è ritardo anche su questo, nella collaborazione con il mondo della scuola, che è notizia di queste ore, ieri lo ha diciamo l'ATA Lanza, ma non è, si può trovare su ogni sito, che noi siamo credo la seconda regione per indice RT famoso, con il quale abbiamo cominciato purtroppo a convivere in questi mesi, che riguarda appunto l'indice di trasmissibilità e quindi di diffusione del virus. Cioè il tema è, per esempio, c'era davvero bisogno di un'ordinanza che consente a centinaia di tifosi di vedere qualche allenamento a Castel di Sangro e poi di non avere le misure per la prevenzione sulla vaccinazione, o per esempio con il mondo della scuola che presto riaprirà il 14 di settembre le sue porte alle famiglie e soprattutto ai bambini e ai ragazzi? Questa è la grande domanda, cioè in questa regione a mio avviso si sono invertite le priorità. Altro terreno di scontro politico, quello dei porti di Pescara ed Ortona e dei fondi che servono a sistemarli. L'ex governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, oggi senatore, rivendica proprio che i fondi sarebbero stati stanziati dalla precedente giunta, quella da lui guidata. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Operazione verità sui porti di Pescara e Ortona. È questo l'intento del senatore del PD Luciano D'Alfonso, che si dice collaborativo sulle stanze della regione nei confronti del governo nazionale, ma che rimprovera la giunta Marsiglio. I soldi già ci sono, ha dichiarato l'ex governatore. Adesso via con le gare d'appalto. Un'operazione verità che fa bene a chi deve appaltare, fa bene alla comunità di riferimento anche dell'economia dei porti di Pescara e di Ortona. Io voglio che coloro i quali oggi si trovano ad avere responsabilità pubblica, poiché hanno trovato sul tavolo 32 milioni di euro per il porto di Pescara e 69 milioni di euro per il porto di Ortona, procedano ad appaltare, a fare le attività di loro competenza, evitando il giochetto dei fanciulli e degli immaturi di scambiare poi aggiuntivamente ciò che si richiede come conseguito. Giorni fa, per esempio, si è determinato un'attività di comunicazione con la stampa secondo la quale Pescara avrebbe ottenuto più 22 milioni e Ortona avrebbe ottenuto più 6 milioni di euro, e si vanno a vedere i documenti di questa attività portata avanti da coloro i quali adesso sono temporaneamente alla guida della regione, e si scopre come quello che loro rivendicavano come risultati sono soltanto richieste effettuate. È come se un imprenditore, solo perché si è iscritto alla Camera di Commercio, festeggiasse di avere guadagnato 1 miliardo di euro. Sarebbe almeno un alcolizzato, per non dire peggio. Allora noi dobbiamo allineare la condotta esatta. Quando si richiede risorsa, si richiede risorsa.
Quando si hanno le risorse sul tavolo come quelle ereditate, quelle vanno appaltate senza timidezza e senza imbarazzo e senza scambiare chi ha fatto quel lavoro, chi quel lavoro invece lo va ad utilizzare giovandosene. Il dato di fatto qual è? I 32 milioni di euro del Porto di Pescara quando vengono appaltati? Adesso sono stati appaltati solo 6 milioni di euro per quanto riguarda le opere di difesa, tra virgolette, fluviale. Per il Porto di Ortona siamo all'imbarazzo, perché addirittura una delibera, diciamo magicamente partorita, sospende la copertura finanziaria, in attesa non si sa bene di quale altra pacificazione amministrativa. Una volta guadagnate le risorse, fatte le progettazioni, vanno fatte le gare d'appalto, perché altrimenti le risorse in giacenza perdono capacità realizzativa. 1 milione di euro del 2018, se passano 4 anni, perde capacità realizzativa pari all'8%. È la regola del mercato dell'economia. Bisogna procedere velocemente, anche non avendo paura rispetto ai rischi del procedimento. Adesso ci spostiamo nella Marsica. Il presidente di Tecneco, Umberto Di Carlo, è preoccupato dalla situazione che riguarda le conseguenze dell'incendio nel centro di riciclo Casinelli ad Avezzano. Da un mese, dice, l'impianto continua a bruciare e sappiamo per certo che c'è una dispersione di amianto, ma nessuno fa niente. Questa è la sua denuncia che andiamo ad ascoltare nel servizio. È stato trovato dell'amianto, l'incendio ancora brucia, però effettivamente siamo arrivati al 14 di agosto quando l'unica a muoversi è stata la Polizia Locale di Avezzano, che ha emesso questo provvedimento di rimozione dell'amianto. Però c'è un pericolo per chi qui continua a lavorare tutti i giorni? Il pericolo secondo me non è solo l'amianto. Allora, teniamo presente che l'incendio c'è stato il 15 di luglio e i nostri responsabili per la sicurezza sul lavoro hanno scritto il 17 luglio chiedendo il monitoraggio dell'aria e quindi di monitorare tutti i valori delle varie emissioni. E a mio avviso il problema non era solo l'amianto, perché ancora oggi ci sono delle fumate e ancora oggi brucia. E per un mese e mezzo abbiamo avuto questo odore forte, questo fumo continuo, e siccome lì c'era plastica e bruciando ancora brucia plastica, ci sono anche delle diossine, perché quando la plastica brucia emette delle diossine. Situazione paradossale, così viene descritta a chiare lettere dal patron della Tecneco, Umberto Di Carlo, incontrato dalla nostra redazione, e di rimpettaio quasi del vicino centro di riciclo Casinelli nel nucleo industriale di Avezzano, andato a fuoco e distrutto la notte del 15 luglio scorso. La normativa stabilisce che l'azienda e il datore di lavoro è il responsabile della salute nei luoghi di lavoro. Quindi, insomma, al di là la responsabilità è sia civile che penale, quindi io come amministratore sono responsabile direttamente della salute dei miei dipendenti. E quindi abbiamo cercato insieme all'amministratore di Aciam, la nostra consociata, di scrivere, di fare tutte quelle azioni insieme ai responsabili della sicurezza necessarie alla salvaguardia dei lavoratori. Però voglio dire, oltre che scrivere, che protestare o urlare che qualcuno ci sentisse, non è stato fatto niente, insomma. Però ripeto, noi ad oggi non sappiamo con precisione l'analisi della qualità dell'aria che respiriamo, oltre il problema dell'amianto, perché secondo me il problema non è solo l'amianto e non è stato solo l'amianto, perché un mese e mezzo di fumi, di plastica che brucia, vuol dire un mese e mezzo di diossine, perché plastica brucia fa tossine, fa diossine. Di fronte all'immobilismo di tutti, noi chiamavamo i vigili del fuoco perché dicevano che c'era ancora l'incendio e i vigili del fuoco ci rispondevano non possiamo intervenire perché l'area è sotto sequestro. Poi arrivano i carabinieri, li sequestravano, li intervenivano. Cioè è un mese e mezzo che questo andirivieni di rimballo di responsabilità. Le condizioni della qualità dell'aria che viene respirata ancora non si conoscono. L'ART Abruzzo ha monitorato con dei campionamenti la presenza di amianto dopo svariati giorni dallo scoppio del rogo. Oggi il sito versa ancora in queste condizioni e i rifiuti continuano intanto a bruciare.
Tra l'altro, come ha detto lei, ci sono già indagini in corso, l'area sotto sequestro, quindi comunque è un'area vincolata, quindi ad oggi risposte insufficienti da parte degli enti preposti. Si può fare qualcosa, si può parlare con qualche organo superiore per smuovere un po' le acque? Noi abbiamo scritto a tutti gli organi interessati e abbiamo chiesto anche di essere partecipi ai tavoli tecnici, quindi essendo parte in causa e quindi vittime di questa condizione, abbiamo chiesto che i nostri responsabili della sicurezza partecipassero ai tavoli tecnici. Voltiamo pagina, andiamo a Lanciano che premia la scelta di acquistare o di aver acquistato una bicicletta a partire dal 4 di maggio e fino al prossimo 15 di ottobre. Infatti viene lanciato un bonus di massimo 300 euro da spendere nel settore cultura e turismo proprio per chi acquista o ha già acquistato una bicicletta. Il provvedimento è analogo a quello preso dal governo, il famoso bonus bici, e l'iniziativa si chiama Bellezza in Bicicletta ed è finanziata con 25.000 euro. Il bonus non dà resto e deve essere comprovato dallo scontrino di acquisto, può essere speso in due settori culturali in cui gli esercenti dovranno accreditarsi. Le domande fino ad esaurimento dei fondi vanno presentate entro il 26 di ottobre, il modulo è disponibile sul sito istituzionale della iniziativa. Adesso ci spostiamo a Teramo. Stamattina il sindaco Gianguido D'Alberto ha illustrato il percorso che dovrà portare al bando pubblico per l'affidamento dell'impianto Acquaviva, rispondendo così alle accuse del presidente del Teramo Calcio Franco Iachini, che ieri aveva parlato di tante chiacchiere e pochi fatti da parte dell'amministrazione comunale. Vediamo. Si è dovuto riscrivere completamente diciamo così, il sistema di gestione degli impianti sportivi rispetto al passato, e ora insomma, così, al primo consiglio comunale utile partiremo con tutte le procedure di esternalizzazione, tutti i bandi che ovviamente costituiscono insomma, un interesse, un obiettivo dell'amministrazione, soprattutto in un momento in cui lo svolgimento dell'attività sportiva è particolarmente complesso. I tempi saranno rapidi, vogliamo che siano assolutamente celeri, anche per recuperare alcune situazioni di ritardo che si sono determinate anche a causa del Covid, sfruttando anche tutte le normative recenti sulla semplificazione che sono state adottate dal governo e dal Parlamento. È stato un piccolo miracolo nei tempi che erano stati necessari ricostruire tutta la vicenda dello stadio e consegnare al nuovo gestore una concessione blindata che consentirà adesso di valorizzare l'impianto nel dialogo con il presidente del Teramo Calcio, che è contestualmente gestore dell'impianto pubblico di proprietà pubblica e che come tale si deve comportare. Sono contento del cambio di registro del Presidente, nella comunicazione, nelle sue valutazioni, un cambio di registro che per la prima volta insomma, denota il rispetto verso una comunità, verso una città che nei suoi confronti non ha mai fatto venire meno il rispetto. Quindi io credo che ripartendo da questi presupposti, cambiando registro così come ieri è stato fatto, si possano creare assolutamente le condizioni per una gestione dell'impianto sportivo Bonolis, di cui appunto il presidente Iachini è gestore, di una proprietà pubblica e del futuro della Teramo Calcio in connessione un po' nello spirito che ha portato a questa iniziativa a procedere. Dopodiché, come ho già avuto modo di dire, se per fatti si intende la promessa di affidare un impianto sportivo, questa amministrazione non l'ha mai fatto, non lo farà mai, assume gli impegni a cercare di risolvere i problemi e di riportare tutto in un'ottica di legalità e di legittimità. Questo abbiamo fatto sullo stadio, questo stiamo facendo sull'Acquaviva, questo faremo su tutti gli impianti sportivi, nell'interesse dell'amministrazione, nell'interesse della città, nell'interesse degli stessi gestori. Continuiamo ancora sulla falsariga di Sport e Cronaca, perché a Castel di Sangro c'è attesa per i giocatori del Napoli che svolgeranno il ritiro in Abruzzo. Pronto anche il piano sicurezza che vedrà impegnato anche il neoposto di polizia di Castel di Sangro diretto dal commissariato di Sulmona.
c'era un territorio particolarmente lontano al mio commissariato e quindi il signor questore dell'Aquila ha inteso dare una presenza di polizia in quel territorio che, come è noto, è oggetto di notevoli flussi turistici sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. E non dimentichiamo anche quello che sarà una bellissima festa, un bellissimo evento per tutto il nostro territorio e per la portata, forse per l'intero Abruzzo, del ritiro della squadra del calcio Napoli lì a Castel di Sangro. Pertanto questa opera di vicinanza ai cittadini diventa anche strategica nell'ottica della gestione di quello che è a tutti gli effetti un grande evento. E come è noto, insomma, la pubblica sicurezza, la polizia di Stato è maestra nel gestire i grandi eventi, quindi saremo lì in prima linea con tutte le forze di polizia al nostro fianco, ivi compreso il nostro novello posto di polizia, per dar man forte ai cittadini durante questo periodo di festa, senza dimenticare le responsabilità alle quali siamo chiamati in relazione all'epidemia del coronavirus, ma senza nemmeno dimenticare che nel rispetto delle normative precauzionali e sanitarie anche una festa importante come il ritiro del calcio Napoli si può fare in tutta sicurezza. Ancora calcio, ma adesso ci occupiamo del Pescara, svolta sul nome del nuovo allenatore. Oggi il presidente Sebastiani ha incontrato Luigi Di Biagio, reduce dall'esperienza sulla panchina della SPAL nella seconda parte della scorsa stagione nel massimo campionato in Serie A. Di Biagio già in passato è stato nei radar biancazzurri ed ora la sua è una candidatura autorevole che può avere la meglio su Andrea Sottil e Massimo Oddo. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. C'è anche il 49enne tecnico romano Luigi Di Biagio fra i papabili alla panchina del Pescara. L'ex tecnico dell'Under 21 lo scorso anno alla guida della SPAL nella massima serie nella parte finale della stagione si è infatti incontrato oggi con il presidente del sodalizio biancazzurro Daniele Sebastiani. Top secret i contenuti dell'incontro, ma la candidatura del trainer laziale prende forza in queste ore, a pochi giorni dall'inizio del ritiro precampionato che il Pescara effettuerà in sede. Le prossime ore saranno decisive per capire chi guiderà il Delfino nel prossimo torneo. Restano ovviamente in ballo al momento anche le candidature di Andrea Sottil sulla panchina biancazzurra nell'ultimo mese e mezzo, di Massimo Oddo che 3 giorni fa aveva rescisso consensualmente il contratto con il Perugia. Potrebbe dunque uscire da questo trist di nomi quello giusto, con la novità di Biagio che, stimato dai dirigenti biancazzurri, era già stato nella passata stagione accostato a più riprese al Pescara dopo le dimissioni di Luciano Zauri e prima dell'arrivo sulla panchina abruzzese di Nicola Legrottaglie. E a proposito di allenatori, scendiamo di categoria, adesso andiamo in Serie C perché il Teramo ha scelto il suo nuovo trainer. Si tratta di Massimo Paci, ex calciatore e passato dalle panchine di Montegiorgio e Forlì. Contratto di 1 anno con opzione per il secondo, ma adesso per il diavolo servirà fare mercato in entrata, ma soprattutto in uscita. Il servizio di Jacopo Forcella. Sarà Massimo Paci il nuovo allenatore del Teramo, l'ufficialità nelle prossime ore, ma ormai non sembrano esserci più dubbi. L'ormai ex tecnico di Montegiorgio e Forlì è pronto per la prima esperienza nel campo dei professionisti, almeno in panchina, visto che da giocatore ha messo insieme 185 presenze in Serie A con le maglie di Lecce, Ascoli, Parma, Novara e Siena e 129 in Serie B. Da quando ha intrapreso la carriera di allenatore, Paci ha avuto finora 2 avventure, la prima a pochi chilometri da casa, a Montegiorgio, 51 punti e un 8° posto in coabitazione con la Jesina, fatto di 13 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte nel torneo, poi vinto dal Cesena. La stagione passata il cambio, prende le redini del Forlì e anche qui, prima dello stop per l'emergenza sanitaria, centra l'8° gradino in classifica a 42 punti nel girone D che ha visto il successo finale del Mantova davanti al Fiorenzuola. Casualità, la stessa posizione, l'8ª, con cui il Teramo ha chiuso l'annata di Lega Pro, cosa che gli ha permesso di accedere al primo turno playoff. Adesso la sfida più complicata, ovviamente, perché sale di 1 gradino e perché dovrà fare i conti con un torneo per nulla paragonabile a livello di avversarie con quelli che ha disputato, soprattutto considerando che non più tardi di 24 ore fa anche il presidente Franco Iachini ha ammesso di voler dare un taglio netto alle spese della scorsa stagione. Dovrò sicuramente ridimensionare qualcosa, ma naturalmente noi non siamo nella fase della svendita, noi non svendiamo nulla, noi vendiamo, quindi se ci sono delle richieste interessanti per qualche giocatore vuol dire che per noi questa sarà un'occasione per dimostrare che abbiamo lavorato bene,
perché se vendiamo qualche giocatore dalla nostra categoria a una categoria superiore, vuol dire che chi ha lavorato bene. Paci da domani, quando scatterà il ritiro, conoscerà una squadra che ha una struttura già consolidata, ma anche un contenzioso aperto tra i big in organico e la dirigenza per gli stipendi Covid. No, questo non voglio dire nulla, perché non credo che sia una domanda, è un rapporto tra le parti, quindi non vedo perché voi lo dobbiate sapere, sinceramente. Un rapporto tra una società privatistico, tra una società e un calciatore, quindi non vedo perché debba essere divulgata alcuna informazione su questo, anzi la ritengo una domanda poco corretta, scusami. Poi ci sarà da fare mercato e il presidente biancorosso attende fiducioso che si concretizzino delle plusvalenze che confermerebbero il buon lavoro svolto un'estate fa. Solo successivamente, quando entrerà denaro fresco, i cordoni della borsa si apriranno nuovamente. Ma io le plusvalenze me le aspetto non solo per aiutare la società, me le auguro, ma per un semplice motivo, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, perché fare plusvalenze in questa categoria è un risultato assolutamente impegnativo, e credo che nella storia del Teramo ci siano state poche occasioni in cui sono state fatte plusvalenze, specialmente in categorie superiori, da quello che mi hanno detto, perché sinceramente non la conosco approfonditamente. Quindi fare plusvalenze è un doppio sogno, uno perché vuol dire che ha lavorato bene, uno perché aiuti la società. In Serie D è iniziato il ritiro del Notaresco a Isola del Gran Sasso. I rossoblù del neotecnico Massimo Epifani vogliono replicare quanto di buono fatto lo scorso anno, e per l'allenatore è un ritorno a casa, perché nel recente passato ha lavorato a San Nicolò, proprio alla corte del presidente Salvatore Di Giovanni. Parte questa stagione con quali obiettivi? Gli obiettivi sono di fare il massimo che possiamo fare. Abbiamo allestito una squadra importante, e una squadra che deve ambire a cose importanti, quindi lavoreremo per questo. Sono contento di questi primi giorni che abbiamo fatto a Notaresco, perché ho visto già qualcosa di importante che è il gruppo. Questi 10 giorni che saremo qui a Isola cercheremo di cementare ancora di più il gruppo e cercare di iniziare a diventare squadra, che è la cosa più importante. Rispetto agli altri anni si è cambiata location, da Castel del Monte a Isola del Gran Sasso, una struttura, un campo soprattutto rinnovato in erba sintetica. Ma siamo stati benissimo, perché come sono stato anch'io a Castel del Monte, adesso abbiamo cambiato location, ma ringraziamo l'isola di Gran Sasso che ci ospita. Il campo è bello perché è stato fatto da poco, la struttura va benissimo per lavorare, speriamo di fare un bel lavoro e di arrivare il prima possibile a una condizione accettabile. A distanza di qualche anno Massimo Epifani ha riabbracciato la società del presidente Salvatore Di Giovanni. Ma io mi sento a casa, sono tornato a casa con il presidente, un rapporto già detto straordinario del calcio. Ho ritrovato persone che lavoravano qui con me, che abbiamo fatto un percorso importante di crescita tutti insieme. E si riparte con grande ambizione, con grande voglia, con grande umiltà di cercare di fare un grande lavoro e cercare di arrivare a un risultato che tutti quanti noi ci aspettiamo. Ovviamente inizia il ritiro, ma il mercato non è finito. Cosa chiede Epifani alla società? Ma dobbiamo ancora sistemare alcune cose per chiudere la rosa. Sono soddisfatto del mercato fatto fino ad oggi, sono soddisfatto di quelli che sono arrivati, sono soddisfatto di quelli che sono rimasti. Sono contento fino ad oggi di quello che abbiamo fatto. Adesso dobbiamo completarla, ma con grande tranquillità, con grande calma. So che il presidente è attento a queste cose e speriamo di fare un grande anno. Chiudiamo con una bella notizia che riguarda la vela, perché il pescarese Domenico Lamante si è laureato campione europeo per la classe laser 4.7 nella categoria Under 16 della competizione continentale velistica giovanile che si è svolta a Villamoura in Portogallo. Il velista della sezione pescarese della Lega Navale Italiana ha anche ottenuto la terza piazza assoluta in questa
questi campionati, piazzamenti e soprattutto la vittoria del campionato europeo Under 16 che, come possiamo vedere dalle immagini, sono stati festeggiati con un bel tuffo dalla propria imbarcazione in mare, insomma, per bagnare questa bella vittoria. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.